Eccolo, vediamo in azione, questo è lo spazzamare che pulirà completamente il mare del litorale salernitano, un'iniziativa importante che viene presentata questa mattina, gestita da Salerno Pulita che l'ha voluto fortemente, un'imbarcazione che resterà qui a Marina d'Arechi in collaborazione appunto con la città di Salerno e con Salerno Pulita. Ecco, vediamo come è in azione. Ripulirà il mare salernitano. Questa mattina la presentazione, ripeto, questa imbarcazione resterà qui ancorata al porto di Marina d'Arechi e da qui ogni giorno ripulirà il mare salernitano, così come ci spiega anche il presidente di Salerno Pulita, Enzo Bennett. Abbiamo messo, è stata un'idea condivisa da tutte le istituzioni, dall'amministrazione, dal Comune di Salerno, dalla Camera di Commercio che ha dato un grande contributo economico a questa iniziativa, con Marina d'Arechi con cui abbiamo istituito una partnership. Ovviamente loro ci ospitano con il posto barco, con una breve manutenzione ordinaria. Noi metteremo a disposizione il battello anche per la pulizia dello specchio d'acqua di Marina d'Arechi. Abbiamo avuto già qualche interlocuzione con qualche sindaco di comune vicino, vediamo se riusciremo a fare qualche cosa insieme. Consente sia la raccolta di rifiuti solidi, quindi la raccolta di alghe, la raccolta di bottigliette di plastica, di tutto ciò che è solido, ma soprattutto fa un'attività di depurazione, ovvero l'acqua che entra sotto lo spazzamare prevede la separazione degli idrocarburi, di tutti quelli che sono a volte i liquami che troviamo in superficie, per poi uscire acqua depurata. Il tutto viene trattenuto e poi conferito secondo le normali procedure faremo anche delle analisi rispetto agli idrocarburi che raccoglieremo. Ci vuole grande sensibilità da parte dei cittadini, un po' come nell'igiene ambientale in genere. Funziona il servizio se i cittadini sono civili, se i cittadini rispettano le regole, altrimenti non basta l'impegno della società che gestisce. Ci auguriamo che anche nei comuni limitrofi, come lei diceva, anche la costiera amalfitana possa un giorno pensare ad un'imbarcazione simile. No, sicuramente, noi partiamo con un progetto sperimentale, quindi se funziona sicuramente l'esperienza potrà essere allargata anche ai comuni della costiera cilentana e amalfitana. Noi dobbiamo trattare un po' meglio il nostro mare, nel senso che è una nostra risorsa veramente di un valore inestimabile, è una risorsa da ogni punto di vista, però guardiamo la risorsa destinata al turismo, alla balneazione, ovviamente questa iniziativa con Salerno Pulita tende proprio a questo. Un battello che avevamo già visto l'anno scorso assieme, poi abbiamo deciso di andare avanti assieme anche su questa iniziativa, quindi sarà un battello che presiderà tutti i giorni il litorale della città di Salerno con una grossa capacità di rimuovere i rifiuti sia in galleggiamento ma anche idrocarburi e poi curerà anche le acque del Marina d'Arechi. Quindi sarà un modo per lavorare assieme per rilanciare ancora di più l'attenzione per questo elemento così importante per la nostra vita. È bello sentirlo perché gli attori, i protagonisti del territorio si mettono insieme in una sorta di sinergia per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per svolgere un ruolo importante. Marina d'Arechi ormai è punto di riferimento della città. Beh, è un punto di riferimento per la città, ma si inserisce molto bene in questa rinnovata e rilanciata vocazione della città di Salerno che guarda a un terziario orientato al turismo. Diciamo che Salerno è sempre stata una città del terziario con una vocazione più commerciale, oggi diventa una città del terziario a forte vocazione turistica, anche con l'apertura dell'aeroporto di ieri, e Marina d'Arechi si inserisce perfettamente in questa dinamica, devo dire, insomma, l'abbiamo immaginata un po' di anni fa e oggi vediamo di fatto realizzata non soltanto l'infrastruttura ma anche quegli obiettivi che avevamo in mente di portare qui tanti turisti del mare e che a questo punto saranno accolti in maniera assolutamente gradevole dalla città, dalla provincia, dalla regione, con un occhio da oggi molto attento anche proprio alla qualità del mare. Si tratta di azioni a posteriori, no? Quando il danno è fatto si vanno a raccogliere rifiuti superficiali o acque da depurare, oli e così via, idrocarburi in particolare, però sono segnali importanti in vista di una sensibilizzazione a tutto tondo, perché tutti noi dobbiamo essere responsabili e responsabilizzati sulle tematiche ambientali. È chiaro che il grosso problema dei nostri mari, e credo che lo confermerà ancora una volta il viaggio che è proprio in atto in questi giorni di Goletta Verde, è l'apporto inquinante dei fiumi, dei grandi e piccoli fiumi, che anche in Campania sono ancora la nota dolente.